Cosa vuol dire essere avvocato o magistrato oggi? Operare deontologicamente nel mondo giudiziario al di là delle controversie che spesso attraversano la società democratica e civile. Questi temi affrontati durante il quarto degli incontri organizzati dall'Associazione Nazionale Magistrati, presieduta da Fernando Asaro, che nell'Aula Magna intitolata I Giudici 7 e Livatino, ha visto come protagonisti il sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Palermo, Paolo Guido, e l'avvocato del Foro di Caltanissetta, Giuseppe Iacona. La deontologia è un aspetto importante dell'attività del magistrato, direi quasi a volte superiore alla competenza professionale e alle caratteristiche tecniche del magistrato. Spesso l'essere deontologicamente corretto è ancor meglio di essere professionalmente attrezzato. Quindi oggi è un momento cruciale, è un passaggio importante nella storia anche della magistratura italiana che ha bisogno di un recupero anche in questo senso. È una deontologia nel mondo della magistratura, così come esiste una deontologia nel mondo dell'avvocatura. Diciamo che il sistema giustizia e chi di questo sistema è parte essenziale deve osservare delle regole etiche. Regole che non attengono soltanto alla morale, ma sono regole cogenti a tutti gli effetti e indicano il modo di comportarsi nello svolgimento delle importanti funzioni giurisdizionali. Un'occasione di incontro e dibattito non solo per gli avvocati e magistrati presenti per l'occasione, ma anche per gli studenti degli istituti superiori della città che hanno rivolto ai relatori domande e curiosità su come bisogna operare nella giustizia in maniera etica e corretta. Abbiamo organizzato il dialogo della magistratura con la società, uno dei tanti dialoghi che la giunta sezionale dell'ANM di Caltanissetta ha organizzato per la cittadinanza nissena, al fine proprio di mettere a fuoco il ruolo del magistrato oggi e il ruolo dell'avvocato oggi. La deontologia forense, quindi la deontologia nel mondo giudiziario, è un principio assolutamente cardine. Devo dire che il nostro ufficio, la nostra sede giudiziaria è un esempio, penso, rispetto a tutti gli altri uffici giudiziari, di ottimo rapporto tra magistratura e avvocatura.